Sono passati 9 anni dalla morte di Pio Rapagnà e il ricordo è ancora fortemente vivido, non solo per chi gli è stato accanto, ma per tutti coloro che l'hanno profondamente stimato per la sua grande passione nelle tante battaglie civili che ha condotto nella sua esistenza nell'arco di oltre 50 anni, dalla fine degli anni 60 fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta nel luglio del 2014. Attivista ancor prima che politico nelle file del Partito Radicale, strenuo difensore delle tradizioni e dei diritti civili, ha dato un fondamentale contributo alla vita politica e sociale della nostra regione, dal dirottamento dei TIR, dalla statale 16 alle sue ultime battaglie per gli assegnatari delle case popolari penalizzati nelle procedure della ricostruzione post-sisma. In questi giorni al Circolo Ternino di Pescara un giusto omaggio alla sua persona con la mostra Converso, diretta da Chiara Strozzieri, composta da foto d'epoca del dopoguerra del fotografo rosetano Antonio Mazzoni, che alla sua scomparsa lasciò in eredità a Rapagnà più di 20.000 scatti, e dai quadri del pittore contemporaneo Luciano Astolfi. Per ricordare Pio Rapagnà che tanto ha fatto per la terra d'Abruzzo e soprattutto con Una città per vivere, questa associazione culturale che oggi Giovanna, la moglie, porta avanti, insomma, ha creato delle situazioni molto favorevoli per la cultura abruzzese. Cristo ha detto che tutti i tesori che accumuliamo sulla terra andranno a ruggine. Ecco, allora io ho voluto un po' sottolineare questa cosa perché se è vero che arrugginisce le cose, arrugginisce anche la cultura, arrugginisce il pensiero, sarà la fine perché non avremo più a cosa credere. E nell'occasione è stato presentato anche il libro L'amore è una sciarpa rossa, scritto da Giovanna Forti, la vedova di Rapagnà, che propone una lunga serie di testimonianze della preziosa e instancabile attività del politico di Montepagano, con la prefazione della scrittrice Patrizia Tocci, moglie di Eugenio Carlomagno, altro grande attivista abruzzese, esponente del Partito Radicale e compagno di tante battaglie al fianco di Rapagnà. Ma una bellissima persona dagli occhi chiari, una persona di una onestà incredibile e posso anche dire una persona di una statura che oggi forse difficilmente troviamo. E che eredità lascia Piero Rapagnà a tutti noi? Lascia, secondo me, l'esempio di un impegno totale, appassionato a tutti i livelli, nella speranza di poter dare un contributo per un miglioramento della società, per una società più vivibile. Per città più vivibili, un impegno dalla parte più deboli, un impegno che non si è mai arreso nonostante le delusioni.